devo ringraziare i Ruccioli Verdi per l'invito, cortese e di grande onore, evidentemente mi ha trattato persone molto più brave di me, sono un po' in difficoltà. Cercherò di dirvi quello che io penso, molte cose sono sovrapposte perché si sta parlando di del tema, quindi ne ha parlato anche gli altri, ha detto delle cose anche sì. Ovviamente il tumore del tempo vi ha detto che sono rari, incidenza, frequenza. Attenzione, nessuno ha parlato dei tumori secondari, le metastasi all'intestino tenue. Nessuno ne parla, ma in realtà ci sono dei lavori di anatomia patologica sul cadavere, 12-15% di metastasi cutanee dopo il tumore della mammella, del polmone, che sono arrivati a morte. E questo è interessante perché questa è una metastasi alla sierosa peritoneale di una sierosa cadavere, una carcinoma tenue. Basso le metastasi epatiche, questa è una metastasi da tumore del rene, vedete qui il rene c'è, qui non c'è più, è molto ben contrastato come il tumore del rene, e questo è un melanoma, il melanoma è tipicissimo come metastasi del intestino tenue. Non bisogna dimenticare quindi le metastasi, non soltanto le metastasi. Le prese del tenue sono non facilmente individuabili, facciamo un discorso clinico, e si pescano molto spesso al pronto soccorso, quando il paziente arriva in occlusione. Questo è un esempio, questo non è un tumore del tenue, vedete, questi sono residui di ileal stumus, feci ileali, c'è una stenosi completa dell'ileo e questo non è un mezzo di contrasto che noi abbiamo somministrato, ma è il quadro occlusivo con cui il paziente è arrivato all'esame. Però il tumore del tenue c'è come? E questa è la presentazione molto frequente, o emorragia o occlusione intestinale. Un'altra considerazione però che vorrei fare, proprio anche a giustificare il perché a me è cara una tecnica cross-sectional tomografica. Voi avete visto le statistiche presentate prima in cui la parte dell'adenocarcinoma è un pochino superiore alle altre istologie del tenue, ma non così tanto. E comunque abbiamo una superficie dell'intestino tenue mucosa, che è la parte più facile in termini di genesi di tumori, spaventosamente grande dell'intestino tenue. Sono 224, mostruose la superficie, eppure pur con questa superficie mostruosa, i tumori del tenue a origine mucosa sono rari. Cosa vuol dire? C'è un altro dato, ogni 3-4 giorni l'intestino tenue si rigenera, manda via tutta la sua mucosa, ma non la sua parete. Allora, attenzione che molti tumori del tenue non originano dalla mucosa e molti tumori del tenue non finiscono all'interno del lume. Quindi bisogna pensare nel tumore del tenue, le metastasi stesse, nei tumori primitivi anche, come spesso tumori fuori del lume, e quindi noi dobbiamo vedere sotto la superficie, non soltanto sulla superficie. Allora, nel presenziale, difficilmente di Darwin in fase precoce, sull'occlusione e sanguinamento a metastasi del tumore digestivo occulto. Quale indagine radiologica usiamo? Tenue seriato, clisma del tenue varitato, ecotomografia, clisma del tenue TAC, risonanza magnetica, clisma del tenue, soprattutto perché anche a me è molto caro, lo faccio da quando sono entrato in specialità nel 78, quindi 9 anni, da sempre. Tenue, cateteri, tenue, cateteri nella testa. In realtà è difficile dire che cosa fare perché non c'è una radiologia basata sull'evidenza, non abbiamo numeri sufficienti per poter dire meglio questo e meglio quell'altro, la prima cosa. La seconda, non è semplice fare, comparare sugli stessi pazienti più metodiche perché sono esami abbastanza invasivi, fastidiosi. Si deve fare un raffronto su grandi numeri e i grandi numeri non li abbiamo, per cui è difficile dire che cosa facciamo. Vi mostro questa immagine di clisma del tenue con mezzo di contrasto radio opaco che mi ha dato Maglint, quello citato prima, perché Maglint è un grandissimo persona un po' maldrina. Fino a 3 anni fa lui diceva che il clisma del tenue TAC si faceva solo con mezzo di contrasto radio opaco. Adesso dice che si fa solo con mezzo di contrasto radio trasparente, così come lo facciamo noi, e ovviamente l'invenzione americana. Mi ricordo che quando Hounsfield ha inventato la TAC e veniva fatta dalla EMI, gli americani dicevano la TAC non serve a niente. Finché le loro industrie hanno cominciato a fabbricare la TAC, allora ha detto è fantastica, è solo quella che da fare. Quindi io sto sempre un po' attento agli americani, sono straordinari, ma sono sempre, arrivano loro, non c'è nessun altro. Sono un po' imperialisti, non soltanto da altri punti di vista, ma anche a livello americano. E io quindi dico, basato sull'evidenza che questo è un esame che a me convince, non solo, e che la mia esperienza è che ho visto pochi tumori nei 20 anni di clisma del tenue, fatti fino a un certo punto, e molti tumori da chi ci si è messi a fare l'attacco. Allora, questo insomma, è un dato inquinato, e non è un dato scientifico, è un dato aneddotico, è inquinato da moltissime cose. La prima cosa della quale inquinata è che io ho più esperienza di prima, evidentemente sono più capace, poi a forza di fare esami forse riesco anche a tirare più pazienti, quindi è ovvio che poi più esami faccio, più tumori vedo, però
Il problema è che ho visto 10 volte più tumore del tenere nei 10 anni ultimi e non negli anni precedenti, è una cosa che mi lascia abbastanza perplesso. Cerco di dare alcuni elementi utili all'interpretazione, che sono densità, profilo, cercare di capire se il tumore parte dalla mucosa o no, e quindi se parte dalla muscolare, eccetera, se ha sviluppo endoluminale o esoluminale, se coinvolge il mesentere. Questi sono dati che a propria volta possono far fare diagnosi. Ovviamente ripeto anche altre cose che sono già state dette perché si è tutto disponibile. I bomi sono interessanti perché vi fanno fare delle diagnosi brillantissime, il chirurgo quasi non ci crede, come fai a dire che un ibomo con questa sicurezza, perché quando si dice che entusiasti si è sicuri, perché ovviamente qui c'è il tessuto a bassa densità e il tessuto grasso, ma guardate che c'è anche la parte mucosa soprastante, un po' iperemica perché è compressa, e che spesso con altri esami di superficie, o soprattutto con l'ottica, sembra assolutamente quasi normale. Quindi la brillantezza è dovuta al fatto che siete soli a sostenere che quello è un lipoma, è un tumore, certamente un lipoma, ma certamente ultima assileare, certamente coro, certamente altre zone. Guardate bene la differenza, quest'ultima assileare, queste aree, questo è grasso. Bisogna però stare anche attenti con l'attacco. È vero che è facile dire che questo è un lipoma, ma bisogna essere molto attenti a non confondere questo tumore con il gas soprastante. Bisogna non misurare la densità, essere molto attenti. Ancora qui guardate la differenza di lipoma e gas che si vede anche in questo. Lesioni liposarcomi non sono rari, ma sono difficili da vedere. Non vi aspettate mai di vedere un liposarcoma come una grande massa tutta quanta radiopaca. Molto spesso sono masse di questo genere, che sotto il rene sono delle striature di addensamento, perché la cellula del liposarcoma è in parte mescolata benigna e in parte maligna. La parte benigna è ricca di lipidi, la parte maligna è ricca di tessuti con scarso contenuto lipidico. Gli amartomi sono più facili a livello digiunale, sono dei polipi, tanto quanto, che sono abbastanza ben vascolarizzati, e qui l'enhancement ci aiuta, ci dice che un polipo vascolarizzato, questo è ancora benigno, vediamo che tuttavia si stacca totalmente dalla parete mucosa, è un tumore che nasce dalla mucosa, quindi cominciamo a dire che anche l'amartoma, seppur benigno, è comunque della mucosa. Poi Ziegler's, difficile dire che questo è un polipo vero o non è un polipo vero. Mi incuriosisce molto la tecnica endoscopica a doppio pallone, perché questo è il caso in cui io avrei certezza. Bisogna andare a verificare se questo è un artefatto o un vero polipo. Cosa mi ha fatto fare di analisi poi Ziegler's? Perché i polipi di questo genere spesso mi lasciano in dubbio, questo è un artefatto, no, non ho segni secondari, non ho dilatazione prepolipo, prestenotica, non ho altri segni che mi possono convincere che questo è veramente un polipo, anziché una porcheria che c'è. Il paziente aveva una Poitsiegas nota o comunque aveva dei segni indiretti di possibilità di Poitsiegas, quindi se vedo questo segno non Poitsiegas, questo è un suo polipino. Altri adenomi, guardate qui ancora la possibilità di vedere questi adenomi, questo restringe un pochino più il lume, è più facile da vedere, ma questo qui anteriore, e questo invece è un adenoma forse neanche tanto benigno a livello duodenale, si vede particolarmente bene che si sviluppa comunque dalla mucosa. Vedete che la mucosa è sotto il tumore. E la mucosa è confusa, la parete è confusa col tumore. Il tumore di origine nervosa li cito soltanto perché ne ho visti pochi. Questo è uno dei pochi che ho visto, paziente che aveva un sanguinamento, ho imparato oggi, un sanguinamento intermedio. Prima dicevo un sanguinamento con coloscopia e gastroscopia negativa. Fatto anche un attacco, non si capiva assolutamente nulla, paziente con fibromuterini, quindi con un po' di masse non comprese bene all'interno dell'addome. Fa anche un'angiografia, non sanguinava abbastanza. Non ci si è capito nulla. Finalmente ci siamo decisi a distendere il lume intestinale e abbiamo pescato questo tumore che era totalmente esterno, era un tumore di origine nervosa, totalmente esterno, appeso alla parete intestinale, ma non della mucosa. E sanguinava perché aveva una microluceretta, un motivo comunque di spot ematico. E questi invece erano quello che ci confondeva, sono i fibromi uterini che ci davano fastidio perché pensavamo che fosse tutto fibroma, anche questa parte che abbiamo sbagliato nella nostra diagnosi. Ancora questo esame interessante, guardate che come si vede che qui il tumore è al di sotto della mucosa, la mucosa è ancora integra, ancora rispettata, e poi ha un'altra caratteristica molto evidente, è intensamente calcifico, quindi un tumore che non è mucoso, è della tonaca muscolare, è intensamente calcifico. È un quadro che è tipico, facilissimo da riconoscere a livello uterino, il leiomioma uterino, questo è un leiomioma duodenale, quindi abbiamo calcificazioni frequenti, è sotto mucosa, sviluppo extra mucoso, qui è leggermente deformata l'ansia intestinale, ma non è stenotica in realtà, non è influenzata direttamente. Adenocarcinomi sono più aggressive, il fenomeno dell'occlusione è tardivo, perché è tardivo? E quindi da capo abbiamo la diagnosi al pronto soccorso, perché in realtà all'interno dell'intestino tenue corre liquido, nel colon corre
roba più solida, quindi le crisi, i fastidi, la sintomatologia nasce prima. Quando nasce la sindrome occlusiva dell'intestino tenue è tardi e spesso nasce perché è succo del colon. È molto ricco di vascolarizzazione, infatti è molto bianco dopo mezzo di contrasto, una nasca in modo evidente. Un altro adenocarcinoma dell'ultima ansa e un'altra ostruzione quasi completa con infiltrazione del mesentero e un linfonodo. GIST, già parlato in tanti, mesenchimali, 6% di tutti i sarcomi, vado avanti con tutto il discorso che ho fatto prima. Ecco un GIST come si vede, ed ecco la sua pezzo operatorio, si sviluppa fuori dall'intestino tenue, è attaccato alla parete dall'esterno, non va dentro la mucosa, non è un esame di mucosa l'esame fondamentale. Ecco qui il pezzo aperto, ma soprattutto quello che è interessante è questo, questa è la mucosa, il tumore sta sotto la mucosa, sta nella parete e non nella mucosa, nella parte muscolare, non nella parte, chiaramente protrude verso il lume, ma comunque è un tumore extra mucoso. E già questo è interessante perché si è riuscita a distinguere in qualche modo la mucosa come rispettata, cominciate a orientare verso il tipo di visto tipo che voi avete. Altro paziente con tumore, altro paziente che aveva un microsanguinamento. Questo è totalmente esterno all'intestino, ecco qui infatti il pezzo operatorio ci fa vedere che è esterno all'intestino. Se si apre il pezzo si vede che il motivo del sanguinamento era un piccolo lucerete in questo punto, ma il tumore era totalmente fuori dall'intestino tenue, quindi cross-sectional imaging, immagine tomografica per vedere fuori dal lume. Ancora altro grosso GIST e altro discorso interessante, quanto i GIST sono vascolarizzati. Guardate che tubo straordinario di turnover ematico che ha, è per questo che i GIST danno facilmente metastasi epatiche, perché hanno un ricircolo ematico assolutamente straordinario. Già cose già dette, quello che mi interessava farvi vedere è che spesso i GIST alla fine non li osserviamo in questa fase, perché essendo estranei al lume intestinale dà una sintomatologia tardiva finché tutta l'addome di questo paziente è pieno di tumore. E allora questa terapia target, questa terapia particolare che si dà, che cosa fa? Questa è una settimana dopo, guardate già la differenza spaventosa di una settimana di ritorno indietro del tumore dopo Gleevec. E guardate ancora la differenza tra la parte che si sta riconducendo, si sta trasformando rispetto a una cisti renale. E questo è un mese della terapia. Attenzione, questo è un punto fondamentale. Questa è una cisti e questo è una sostanza, non è una cisti, non è un'evoluzione cistica reale, quella del GIST, è un'evoluzione mixoide, è un tessuto semiliquido che però ha una densità tra i 15 e i 20 ASU, non è sotto i 10 ASU, è tra i 10 e i 20 ASU, leggermente superiore. È una densità particolare, questo vi è interessante perché poi dovete andare a vedere la tipica recidiva del GIST, che è il tumore del tumore. All'interno di questa sostanza la recidiva riproduce un ulteriore nodulo di recidiva, quindi dovete interpretare anche l'interno di questa sostanza che è in qualche modo una sorta di involuzione metabolica post-terapia particolare del GIST. Il carcinoide è un altro capitolo bello perché il radiologo fa delle figure straordinarie. Sono tumori piccoli, appendice, ilio, già tutte quante cose già raccontate, quindi volo rapidamente anche perché penso che siamo già così in fondo al mio tempo. Quello che è interessante ed è tipico che il carcinoide, quando si accerne anche localmente una quantità ormonale è insufficiente a farlo trovare con altri metodologie di immagine, è insufficiente a dare sintomatologia sistemica, però è sufficiente a creare la fibrosi locale. E allora questa fibrosi noi la vediamo in questo punto, ma questo non è il tumore. Questo è il linfonodo che viene fuori dal tumore, che crea questo incarceramento dei vasi del mesentero, crea queste strie, queste microcalcificazioni. Quando voi vedete un linfonodo di questo genere con queste strie, siete sicuri che ci sia il carcinoide. Anche se lui, il carcinoide, per proprio non lo vedete, perché questo qui è un linfonodo patologico. Ancora, di nuovo carcinoide, linfonodo con strie, attenzione alle lesioni epatiche, sono precoci, sono spesso difficili da vedere perché sono tipicamente delle metastasi ipervascolari. Si vedono particolarmente bene in risonanza, si vedono particolarmente male in TAC o in ecografia, a meno che non si sappia riconoscere, ad esempio in ecografia, che quelli non sono angiomi. Io ho tanti casi di carcinoide trovati perché c'erano metastasi, anzi erano angiomi epatici che improvvisamente continuavano a crescere e a moltiplicarsi all'ecografia. Finché si è fatta una tomografia computerizzata con i tempi corretti di enhancement epatico, quindi il discorso di esami fatti bene che rimane assoluto, oppure se fa risonanza magnetica, si è riconosciuto di avere delle metastasi
iperemiche e quindi stanno a cercare carcinoide. Vi faccio vedere ancora questo altro caso occlusivo di carcinoide. Questo caso è un caso che ho sbagliato, uno dei primi che ho fatto tanti anni fa, forse dal 95-96. Qui si vedeva una stenosi, vedeva l'ansa stretta perché c'era la stenosi, era quello che dava fastidio. Non ho riconosciuto queste stenosi fibrotiche. Quindi ho individuato la stenosi, ma non ho spiegato perché c'era questa stenosi. Il pezzo operatorio era che c'era l'unità di la stenosi e il tumore era questa piccola placchetta, piccola piccola. Quindi queste strie fibrotiche erano fondamentali per dire che c'era un carcinoide, anche se non l'ho riconosciuto. Il discorso di prima, metastasi epatiche, sicuramente prevascolari, qui sotto ci può essere un carcinoide. Andiamo a cercare e infatti io vedo il linfonodo. Ecco, il linfonodo è proprio qua, questa strie di produzione desmoide, però non vedo il tumore, questo è un TAC normale. Facciamo un clisma TAC, distendiamo l'ansa intestinale e qui vicino all'ansa, al linfonodo, ecco qua che compare il carcinoide. Quindi anche qui tecnica corretta significa trovare il tumore. E guardate che siccome il carcinoide può essere plurifocale, l'anatomopatologo non si accontenta di dire questo è un carcinoide, ti domanda subito, sei sicuro che non ce ne siano altri? Hai studiato l'intestino tenue perché vai a pescare tutti i focolai possibili? Ancora un altro, da capo il tumore, da capo i vasi, i mesenteri incarcerati con le strie, la microcalcificazione del linfonodo. Questo è quello che si vede facilmente perché è un piano di clivaggio facile, questo è quello che si vede con difficoltà se non si usa un esame con estensione corretta del perito. Sono ancora da avanti, linfomi, attenzione ai secondari che sono una cosa diversa, i primitivi a localizzazione intestinale e non coinvolgono linfonodi, quindi il linfoma detto intestinale primitivo è del tutto particolare. Possiamo ancora andare avanti con i linfomi. Hanno tre forme caratteristiche, la pseudoanarismatica, la polipoide e la costrittiva. Cos'è la pseudoanarismatica? Il linfoma nasce non dalla mucosa ma dalla sottomucosa e tende a svilupparsi o verso la mucosa o a infiltrare la parete muscolare. Quando infiltra la parete muscolare, il linfoma è una massa gelatinosa, molliccia, non è rigida e dura come la di un carcinoma, quindi non stenosante, le fibre muscolari si delaminano l'una con l'altra, si allargano e quindi non creano una stenosi se non in modo molto tardivo. E quindi il paziente sta male ma non ha sintomi subocclusivi e quando si va a vedere il tipo di imaging è questo, lo spessimento parietale e il lume ingrandito, altro che stenosante. Poi c'è la forma, in qualche modo, ancora qui avete un'altra forma col grande lume, poi c'è la forma polipoide, che in realtà è la più frequente, non la curare, dove il tumore cresce dalla sottomucosa e spinge all'interno del lume la mucosa, ma allora il tessuto lo si individua, e si individua quando si è fortunati che c'è una grande percentuale di mucosa integra nonostante che ci sia questo tessuto proliferato. Allora si comincia a dire forse non è un linfoma, comunque un tumore di parete, non è un tumore di mucosa. E quindi di qui si comincia a studiare, allora, qui ha senso, visto che era un duodeno, ha senso andare a fare una biopsia profonda, forzare il gastroenterologo, convincerlo, mettersi d'accordo con lui, perché la biopsia non deve essere solo della mucosa, ma deve provare a mordere in profondità. Chiaramente la biopsia profonda è sempre non fatta facilmente a cuor leggero perché non si vuole perforare, ma in questo caso la biopsia profonda può essere il motivo di diagnosi. Tenete conto che nei linfomi la diagnosi si può fare anche, spesso, senza biopsia, ma solo semplicemente su base ematologica, su base clinica e non soltanto di laboratorio. La forma costrittiva è rara ed è frequente e prevalente a livello digiunale. Questo, io ho preso questo tumore come un adenocarcinoma stenosante. Vedete, questo è il lume, questa è la massa, la dilatazione prima della massa. Perché ho fatto questo errore? Perché di solito il linfoma non è stenosante. È stenosante a livello digiunale quando e soprattutto il linfoma interviene in malassorbimenti cronici. A posteriori è stata esaminata questa paziente anche da quel punto di vista e c'era un malassorbimento cronico, modesto, non clinico, ma presente. Ricordo un lavoro di Gasparrini, che adesso fa il clinico medico, faceva il clinico medico a Roma, non so se lo faccio ancora, ma era a Bologna, faceva il gastroenterologo, aveva sottoposto 20 specializzanti, solite cavi terrificanti, a endoscopia profonda e biopsia profonda, 20 specializzanti dispettici, trovando una quantità di atrofie microscopiche straordinaria. Quindi guardate che il malassorbimento non è soltanto la strue classica, ci sono delle fasi intermedie che però possono essere una base di patologia. E poi l'ultima fase è il linfoma mesenterico, quando il linfoma della parete intestinale se ne va a invadere tutti gli spazi che è intorno. Qui avete varie forme, questa è evidentemente una forma anche polipoide, vedete che tende a infilarsi nella parete, ispessisce la parete in quanto tale, ma poi ispessa ancora qui e ancora vedete forma pseudoanismatica e diffusione un po' dappertutto. Questo è lo stesso paziente con tutte le forme diverse, tipiche del linfoma racchiuso.
E questo invece è l'ospedale moderno, cioè l'ospedale del 600, molto accogliente, con i cani che possono visitare i pazienti, con i dipinti, le statue belle, con il cielo che si vede. Questo è uno dei primi ospedali in genere del 600. Grazie.